Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. In questo video realizzato per l'ennesima volta in esterna vi parlerò di un calciatore norvegese che è veramente vicinissimo a firmare per il Genoa. Stiamo parlando di Leo Skiri Østigård, così è la pronuncia originale. Prima però di andare a nocciola alla questione, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle news. Mi raccomando, supportate le serie gameplay e date un'occhiata qui sotto in descrizione al link che vi riporterà al mio secondo canale di Music, canale appunto dove parlo soltanto di musica. Ma appunto parliamo di Leo Skiri Østigård, difensore classe 99 di nazionalità norvegese, di proprietà del Brighton. Questi primi sei mesi del campionato li ha giocati nello Stoke e che appunto grazie al nuovo direttore del Genoa, Johannes Spurs, che io personalmente conosco ormai da un po' di anni e che veramente vi assicuro che è tanto 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 competente, sono curioso infatti di vederlo un po' in Italia, appunto questo ragazzo era entrato nell'ottica, in orbita Genoa, grazie appunto al grande lavoro dello scouting di Spurs. Che dirvi del giocatore? È appunto un classe 99, difensore centrale di 184 cm, colonna portante della nazionale Under 21 norvegese e sembra anche in orbita appunto di Nazionale A. Un giocatore un po' particolare, vi spiego anche il perché. In primis comunque un difensore centrale dotato di una buona fisicità, come vi ho già detto 184 cm, però il suo stile di gioco, diciamo che possiamo dividerlo in due parti, la fase difensiva e la fase di impostazione. E questo perché? Perché in fase difensiva è veramente un difensore abbastanza ignorantello, quindi un difensore veramente di forza fisica, poco bello ma molto essenziale. In fase di impostazione invece lui, un destro di piede, veramente ha un lancio di lunga gittata veramente interessante, molto preciso, e soprattutto è nel suo stile di gioco cercare questo lancio lungo a scavalcare il centrocampo. Un difensore che comunque ha ottimi tempi difensivi, quindi, e soprattutto in ottimi posizionamenti in area di rigore, quindi sa dove posizionarsi nonostante insomma la giovane età, perché ripeto è un 99, non è certo un delict, però insomma è un prospetto interessante soprattutto per una squadra come il Genoa. Fisicamente è ben dotato, una bella muscolatura soprattutto negli arti inferiori, e nonostante appunto questi 184 cm di corporatura è un normolineo, nel senso che comunque ha un baricentro collocato, come potete dire volgarmente, in mezzo al corpo, quindi che crea una sorta di equidistanza tra il bacino e diciamo la parte superiore del corpo e dal bacino ai piedi. Questa cosa è molto importante perché, unita appunto questa caratteristica a questa grande potenza muscolare che ha, non lo rendono pachidermico e lento e macchinoso, bensì è comunque molto rapido, molto, soprattutto diciamo lo rende molto funzionale nell'anticipo, nell'accorciare le distanze. Non pensate che sia un giocatore lento che lo metti lì che ti fa diciamo il pennellone in difesa, bensì è rapido, scattante, avendo anche un discreto piede destro, comunque anche nell'anticipo è funzionale, quindi questa caratteristica non è da sottovalutare un difensore centrale. Il fatto che sia un destro difensore centrale, questo mi fa capire due cose. In primis che il posto di Biraschi è sempre più in bilico. Seconda cosa, che in un eventuale 3-5-2 di Shevchenko, il quale sembra comunque intenzionato a schierare in futuro un 4-3, in questo caso quando dovesse giocare con difesa 3, ecco, Østigård potrebbe fare il braccetto di destra in luogo di Biraschi. Efti, del quale vi ho parlato in un video negli scorsi giorni, può fare il tornante agli Steiner. In un discorso di difesa 4, lui ovviamente potrebbe fare il difensore centrale di destra con un FT a tutta fascia, per così dire, insomma, partendo proprio indietro come terzino destro. Sono molto curioso perché il Genoa, essendo nato come una squadra basata sulla difesa 3, insomma aveva un po' di surplus come difensori centrali, quindi sono proprio curioso di vedere se il cambiamento di modulo
verrà fatto da subito o più in là nella stagione. Poi, contando che questo FT verrà comunque schierato soprattutto magari sulla destra, io non oso immaginare che potrebbe esserci anche un cambio definitivo di fasce per Cambiaso. Sappiamo che è un giocatore giovane, che va ancora sgrezzato, che tecnicamente è più un quinto che un quarto, che comunque deve adattarsi, deve imparare il lavoro del terzino sinistro o del terzino destro in una difesa 4, ma che comunque è un ambidestro. Quindi ecco, vedere un 3 uomini su 4 della difesa del Genoa, che magari siano FT, Østigård, uno che può essere Van Hoisden o questi qui, e un Cambiaso a sinistra magari a fare staffetta con Criscito, potrebbe essere un'opzione. Un'operazione che parte dalla base del prestito, quindi il giocatore si trasferirebbe a Genoa per questi 6 mesi. È da capire ora se è un progetto lunga scadenza, quindi se nel contratto verrà inserita anche un'opzione di diritto, oppure se magari si riservano le società, con magari un gentleman agreement, di trattare eventualmente la cessione del giocatore a fine stagione, anche se magari formalmente sul contratto non vi è alcuna clausola. Spero ovviamente che questo video vi sia stato utile per capire un pochino chi sarà questo nuovo giocatore, questo nuovo difensore centrale del Genoa. In tal caso lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, cosa molto importante, attivate la campanellina, supportate le serie gameplay e date uno sguardo al mio secondo canale. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!